Salve, grazie a tutti, grazie per la vostra presenza e grazie alla casa editrice Bompiani per aver portato qui in Italia Yuval Noah Harari, uno dei più importanti storici contemporanei. E lasciatemi dire prima di tutto che per me è veramente un onore poter dialogare con lui. E quindi per prima cosa vi chiederei di ringraziare Yuval Harari per la sua presenza qui e con un meritatissimo applauso. And that's your voice. Allora, la prima cosa che mi viene spontaneo chiederle è per quale motivo un ricercatore attivo, un leader del suo campo, decide di lanciare non un libro, ma un vero e proprio progetto dedicato ai bambini e ai giovani. Se questo è fatto esclusivamente per motivi didattici o anche per motivi di ricerca, anche per motivi di crescita personale. Mm. It's really for both reasons. On the one hand, in terms of teaching, the people who will shape the future are now 10 years old and not 50 years old, so it's important to talk to them. And in a way, it's also easier because the most difficult thing in teaching history to adults is actually not to teach them anything, but to make them forget, to make them unlearn all the things, many of the things that they think they know about history. Effettivamente sono tutte e due i motivi per cui sto facendo questa ricerca, questo progetto, da un lato e per l'insegnamento, perché effettivamente chi dirigerà il futuro ha 10 anni adesso e non 50 ed è importantissimo parlare con loro e insegnare a loro. E poi è anche molto più facile, perché la cosa difficile nell'insegnare la storia ad adulti non è di insegnarli qualcosa, ma di farli dimenticare, di farli non più imparare quello che hanno acquisito. Questa è la cosa più difficile. For instance, to explain what money is or to explain what religion is, it's much more difficult for somebody who is 50 years old because they think they know. And for people who are 10 years old, they are much more open to really exploring these things with an open mind. È molto, per esempio, spiegare cos'è il denaro o cos'è la religione. È molto più difficile spiegare questo a uno che ha 60 anni, perché loro pensano di sapere già, avere dei preconcetti, ma a un ragazzino di 10 anni loro hanno una mente molto più aperta e sono disponibili ad esplorare di più. On the other hand, it's also I'm learning a lot from it, and it's also part of my development as a scholar or as an author, because in one way it's much more difficult to write for kids than it is to write for adults. E poi dall'altro canto imparo anch'io, cioè fa parte della mia ricerca come autore e come ricercatore, perché è molto più difficile scrivere per ragazzi. Because when you write for adults, if you don't really know what you're talking about, you can usually get away with it by writing, these long sentences with lots of complicated words, and then many of the readers would think, I don't understand this because he's more so smart, then probably it's above my level. And you can't fool kids with that. I mean, they won't fall for this trap. You have to write, you have to really know what you're talking about because it has to be very clear, very simple. You can't hide behind the long sentences with big abstract words.
Perché quando scrivi per adulti e non sai, non sei esperto nel tuo campo, ti puoi un po' nascondere con delle lunghe frasi complicate. Allora l'adulto forse pensa, ma non ci capisco perché è al di sopra del mio livello, perché lui è molto più intelligente di me. Però non si può ingannare un bambino, cioè loro non ci cascano. Quindi è molto più difficile scrivere per i bambini, bisogna essere molto chiari, molto semplice, non ci si può nascondere dietro la frase complicata. So just to give maybe one example, you think about something like capitalism. You know, everybody talking about capitalism, especially here in Bologna. And you know, if you think you understand what capitalism is, you should be able to explain it to a 10-year-old kid. If you can't, then you probably don't really understand it. Allora, anche per esempio, dall'esempio del capitalismo, soprattutto parlando di capitalismo qui a Bologna, e se poi hai l'idea di capire il capitalismo, dovresti essere in grado di spiegarlo a un bambino di 10 anni. E se non riesci a spiegarlo in modo molto semplice, probabilmente non ci capisci niente neanche tu. Non vi preoccupate, ci chiuderanno dentro, ma hanno già portato i panini. Essere vegano a Bologna non è una scelta facile. Un altro aspetto è, secondo me, molto molto bello del modo in cui scrive Yuval Harari, il modo in cui scrivi, è proprio legato alla semplicità del linguaggio. Non scrivi insegnando, ma piuttosto facendo sì che le persone siano in grado di capire da sole. Oggi come oggi ci sono due modi che l'essere umano ha per imparare: imparare oppure qualcuno che gli insegna cosa fare. Noi abbiamo imparato da soli a camminare, la mamma non ci ha detto di spostare il nostro baricentro di 10 centimetri e di contrarre vari muscoli, lo abbiamo imparato per prova ed errore. D'altra parte, imparare la teoria della relatività da soli potrebbe essere difficile. Pensi che ci sia una direzione in questo, cioè che noi stiamo andando sempre di più verso l'imparare attraverso l'insegnamento e non attraverso noi stessi, e questa cosa è necessariamente positiva, cioè abbandonare la capacità di imparare da noi stessi non è un po' perdere una nostra capacità? Yeah, I mean, when you look at the long duration of history, we certainly see exactly this kind of drift, of process you're talking about, because hunter-gatherers, tens of thousands of years ago, they had to learn an awful lot just by themselves, you know, walking around the forest, so people can explain some things to you. But eventually, to climb a tree, or to find berries in the forest, or to make a spear point from stone, you need to learn through your body. Just knowing the theory of how to do it is absolutely, it's not enough. Effettivamente, durante questa lunghissima storia nostra, abbiamo visto sì questa direzione, questo processo di cui parla, come impariamo. E i raccoglitori, i cacciatori, per esempio, 10.000 anni fa, dovevano imparare loro, cioè nella foresta, come fare. E si può ricevere una spiegazione di come si fa arrampicarsi su un albero, come si fa a prendere le bacche o fazzonare una lancia, però bisogna imparare attraverso il corpo, e questo che hanno dovuto fare i nostri antenati. In contrast, in the modern world, the vast majority of what we know, we don't learn through direct experience in our body. But, you know, instead of being a hunter in the forest, if you're a banker or something like that, then, you know, you need to study theory.
for years upon years how to do it. Mentre nel nostro mondo moderno la maggior parte di quello che conosciamo abbiamo dovuto imparare teoricamente. Se sei un cacciatore è un cosa, impari attraverso il corpo, ma non se sei un banchiere, devi studiare la teoria per anni e anni per arrivare a sapere questo tipo di mestiere. And as a result, I mean, you can say that people today as individuals know far, far less than 50,000 years ago. Of course, the human collective knows far more. We can produce airplanes, we can produce atom bombs, we can fly to the moon. It's not something that any one person knows how to do, but the collective, each person knows something, a very small part of it, and together you have the spaceship. In the Stone Age, the individual knew far more, but of course the collective knew far less. There were very few people. And so, you know, on the individual level, they know more than us. On the collective level, we know far more than them. In effetti, quando poi vediamo il mondo moderno, noi come individui sappiamo molto meno di una persona di 50.000 anni fa, cioè, però a livello collettivo noi come esseri umani conosciamo e sappiamo molto di più, sappiamo costruire degli aerei, delle bombe atomiche o anche altre cose, una nave spaziale, c'è la collettività che ha questa conoscenza collettiva, ma noi come individui sappiamo e conosciamo soltanto una piccola parte di questa conoscenza. Quindi si può dire che nell'età della pietra l'individuo aveva una più vasta conoscenza rispetto alla collettiva, la collettività sapeva molto meno, e quindi a livello individuale adesso siamo più poveri a livello di conoscenza rispetto a tanto tempo fa. And that's connected to something very important about history, which is that we are now far, far more powerful than in the Stone Age, but we are not significantly happier, because these kinds of collective efforts, they create immense power, but the foundations of happiness, they come exactly from the things that you have to learn from your own experience. You know, how to form a relationship, how to love, how to just, you know, how to exist in your body, how to walk, how to breathe. These kinds of things you have to learn and individually through your own experience, and we are not very good at it. Quindi questo poi è collegato a un fatto molto importante della nostra storia, cioè che noi conosciamo come collettività moltissimo, siamo molto più potenti rispetto a l'uomo, la collettività dell'età della pietra, però questo non ci rende più facile, più felice, anzi abbiamo questo, nello sforzo collettivo abbiamo questa enorme potenza, potere, però questo non contribuisce alla nostra felicità, perché la felicità è basata su elementi che noi dobbiamo imparare noi individualmente, cioè come formare un rapporto, come amare e come camminare. Sono tutte cose che dobbiamo noi individualmente imparare. And just to think, you know, about the guy in Moscow, which is on our minds all the time now, and he has so much power to, you know, can destroy the world, and he looks quite a miserable person. Absolutely. Poi il tizio che sta in Russia, a cui pensiamo, ha un sacco di potere e può anche distruggere il mondo, però sembra ben infelice. Absolutely, absolutely. A question about you spoke about our body and our mind, and scusatemi. parlato del nostro corpo e della nostra mente, e questo era tutto per sfoggio, non per. Noi esseri umani abbiamo un corpo meraviglioso perché siamo estremamente versatili.
non possiamo nuotare veloci quanto uno squalo, non possiamo correre veloci quanto un leopardo, però diciamo che possiamo fare entrambe le cose, possiamo farne molte. E c'è un gesto, diciamo, nella storia che non è molto naturale per l'essere umano, ma ormai ci siamo abituati, che è questo, stare seduti. Quando nella storia ci siamo abituati a questo gesto, allo stare seduti come, diciamo, status naturale delle cose e non rispetto al camminare, rispetto al muoverci? I'm not sure. That's not my kind of field of expertise. I mean, if you're talking about sitting on the ground, then this, of course, goes back all the way to the Stone Age. Chimpanzees also very often sit on the ground or sit on a rock, but sitting like this or like this, this is very, very new. And you know that there are many cultures, many places today in the world that people are not used to sit like that. Again, they may sit on the ground, but not on a chair. Questo non sono sicuro perché non è la mia competenza, però noi ci eravamo abituati a sederci per terra anche nell'età della pietra, e anche i cimpanzé si siedono in gruppo per terra, però come questo sì è un atteggiamento totalmente nuovo, però comunque ci sono delle culture, ci sono dei posti nel mondo in cui effettivamente si siedono per terra, non è abituale sedersi così. I mean, certainly to sit on a chair while working, which is what more and more people are doing in front of computers and in offices, and this is very, very rare. I mean, if you go back in history, then, you know, kings work when they sit on a chair, but the work is just to sit there. I mean, the job of a king or of a queen is basically just to sit. They don't need really to do anything else. They hold the kingdom together just by sitting. Ma sedersi appunto su una sedia mentre si lavora a un computer in un ufficio, questo effettivamente era molto molto raro. Nella storia sì, il re, la regina si sedeva sul trono ed era l'unica cosa che doveva fare. Questo era il compito del re, di tenere insieme il reame sedendosi. Questo era il suo simbolo, il suo lavoro. It's you know, the expression is, I mean, you fight for the throne, like if you watch the TV series Game of Thrones, so it's all about who gets to sit on the chair. Per esempio, si lotta per poter acquisire questo trono, per sedersi sul trono. Per esempio, la serie televisiva, cioè il gioco dei troni. E andiamo su, diciamo, quella che è la tua disciplina, la storia, che è, in realtà è una disciplina molto difficile da definire, e sempre di più nella storia si vedono persone che sono in grado di maneggiare con notevole competenza le scienze di base, la matematica, la fisica, l'economia. Qual è l'importanza delle scienze di base per un ricercatore in storia e, diciamo, come se questa cosa sta cambiando, cioè se si sta andando verso di più, sempre di più verso questo atteggiamento e quanto, insomma, quanto questo sta diventando importante? I think that there is a growing realization that certainly you cannot separate history from biology. That history is the continuation of biology because humans are animals. Certamente c'è la realizzazione che cresce che non si può separare la storia dalla biologia, perché la storia è una continuazione della biologia, perché noi siamo animali. It's obvious, you know, when you're studying a historical event like an epidemic, whether it's COVID or whether it's the Black Death in the Middle Ages, if you don't understand biology, if you don't understand epidemiology, you won't be able to understand the history of the Black Death or the history of COVID.
E questo è ovvio quando si studia l'epidemia, delle epidemie, che sia la Covid o la peste nera nel Medioevo, perché se non capisci la biologia, l'epidemiologia, evidentemente non puoi capire la storia di queste epidemie. But of course it goes far beyond that, because history is governed by human emotions, by human identities, which they too have a biological basis. If you want to understand why humans fight, you need to know something about their biology. E questo effettivamente va molto al di là di questo, perché la storia è governata dalle nostre emozioni, le emozioni degli esseri umani, il senso di identità. E se vogliamo, per questo bisogna capire la biologia. Se vogliamo capire perché gli esseri umani si fanno la guerra, allora bisogna capire la biologia. You know, one of the most important revolutions in history in recent decades has been the focus on the history of gender, on studying the relations between men and women, on studying the structure of family, on studying the history of different gender identities, gay people, lesbians, so forth. And this is all embedded in biology. If you really want to understand, I mean, what is, you know, usually the big question in all these issues is what is natural versus what is just a cultural construction. And if you don't know biology, you cannot approach these questions. Allora, una rivoluzione molto importante nella scienza è lo studio della storia dei sessi, del genere, cioè il rapporto fra l'uomo e la donna, cioè la struttura familiare, l'essere gay, l'essere lesbico, e tutte queste cose hanno a che fare con la biologia. Senza una conoscenza della biologia non si possono studiare queste cose, perché la domanda alla fin fine è: che cosa è naturale, cioè che cosa è un costrutto culturale? E di nuovo si ritorna alla biologia, alla conoscenza della biologia. Of course, though, it's not enough. History cannot be reduced to biology. You need, again, it's important to know the biological basis, but then we can't explain things like wars just with biology. We are animals, but we are still different from chimpanzees. In many ways, chimpanzees are much more sensible than us. So to explain some of the really crazy things that humans do, you can't do it just with biology. You also need to understand culture and history. E non basta semplicemente una conoscenza della biologia per spiegare la storia, cioè non si può ridurre la storia alla biologia, ma è importante avere comunque questa conoscenza di base della biologia. Ma non ne spiega tutto, perché non spiega, siamo animali sì, ma siamo diversi dai chimpanzé. Forse delle volte i chimpanzé sono un po' più sensati. Non può spiegare la biologia semplicemente perché facciamo la guerra. Non basta una conoscenza della biologia per spiegare questo comportamento. I mean, chimpanzees fight one another, I mean one group against another, over things like food, like control of territory sometime. They never fight about these kind of strange stories that humans usually fight about. Yes, humans also fight sometimes about food and territory, but most of the wars, they are not really about food and territory. Most of the wars are about all kinds of very, very strange stories that exist only in the minds of humans. Like, you know, no chimpanzee will ever go to the other side of the world to fight strange chimpanzees that he never met, because he believes that if he's killed in the war, he will go to heaven and get like all these bananas and coconuts there. So it's
Il cimpanzé evidentemente sì, fanno la guerra in gruppo, ma lo fanno per motivi di cibo, di territorio, e non si fanno la guerra per queste strambissime storie che soltanto l'essere umano riesce ad inventare. È vero che noi umani sì, possiamo fare la guerra per il cibo, per il territorio, però la maggior parte delle nostre guerre non hanno questo come base, hanno come base queste strane storie che sono soltanto nella mente dell'individuo o della collettività. Nessun cimpanzé andrà nell'altra parte del mondo per cercare altri strani cimpanzé diversi con la conoscenza e la sicurezza che poi andranno in paradiso per avere un sacco di banana o altre cose nel paradiso. If you look at the current invasion of Ukraine, I mean, it's not that the Russians lack food. No. It's not that there is any kind of objective reason that necessitates this war. It really just comes out of the strange stories that at least some people believe. Per esempio, l'invasione adesso dell'Ucraina, cioè non è che la Russia abbia bisogno di cibo in più, questo non è il motivo. Cioè il motivo dell'invasione è queste strane storie che sono state inventate. Ecco, visto che stiamo andando verso parlare della guerra in Ucraina, credo che sia giusto condividere con Yuval Harari quello che lui pensa riguardo a questo evento, proprio perché Harari nei suoi libri parla dell'importanza del linguaggio, della potenza del linguaggio umano e dell'immaginarsi nella nostra testa cose che non esistono, come per esempio dei nazisti ebrei che abitano in Ucraina, o come il fatto che l'Ucraina sia Russia. Da un punto di vista storico, cosa pensa uno storico quando sente dire che l'Ucraina è Russia? That obviously it's a lie, but it often happens in history that people believe their own lies. And this is especially true of very powerful people. Like dictators, because they are surrounded by yes men that are afraid to contradict them. So, you know, when you're surrounded by people who constantly tell you how right you are and how smart you are and so forth, you naturally believe what you say, even if it's very, very far from reality. Certamente queste sono menzogne, però sono menzogne che sono credute, soprattutto poi da persone con grande potenza, grande potere, che come dittatori, per esempio, che sono poi circondati da signor sì, tutti che hanno paura di contraddire queste persone. Quindi se sei circondato da signor sì, che sono sempre d'accordo con te, finisci per credere a questa menzogna. When Putin repeated this lie that Ukraine doesn't really exist, Ukrainians are Russians and they want to join Russia and it's only some Nazis at the top that prevent it, I think he really believed it. And you can see it from his actions and the way he kind of prepared this invasion. He really thought that he just needs, you know, to invade, and within 24 hours then Zelensky will flee and the Ukrainian army would lay down their arms and the population would throw flowers on the Russian tanks. And I think he was genuinely shocked that this didn't happen, that Zelensky stayed and fought, that the Ukrainian army is fighting like lions, and the population is throwing Molotov cocktails on the tanks and not flowers, and that he didn't really prepare either the army or the Russian people because he actually believed the lies that he was telling. E Putin, secondo me, che continua a ripetere che l'Ucraina non esiste, che è russa, e che poi ci sono dei nazisti in potere, che è questo che quello che ferma
la volontà degli ucraini. Allora lui è completamente, secondo me, convinto di questo. Lui si vede questo nella modalità in cui ha preparato la guerra. Lui era convinto che l'invasione sarebbe durata soltanto 24 ore, che Zelensky sarebbe scappato, che poi il popolo l'avrebbe accolto a braccia aperte, mandando dei fiori ai carri armati che arrivavano. E secondo me era genuinamente scioccato dalla reazione, che Zelensky non è scappato e l'esercito ucraino sta lottando come dei leoni, e che poi appunto stanno buttando delle bombe ai carri armati, manco fiori. And when you actually, you know, do the historical research into this question of the relations, historical relations between Russians and Ukrainians, history is always complicated, almost always. You know, humans have lazy minds, we want simple stories. Reality is almost always far, far more complicated than the stories that we tell ourselves about things like identities. E la storia, quando si fa la ricerca del fatto che l'Ucraina è russa, la storia è molto più complicata delle storie che noi esseri umani ci raccontiamo. La realtà è molto più complessa, però noi ci raccontiamo delle storie perché vogliamo storie semplici. You know, when you go, I mean, this is true of every nation that tells its own story. You look back in history and you try to construct for yourself a simple story with a very clear beginning and a middle, and here we are now. And it's almost always a mythology. Not necessarily because people lie intentionally, but just because the reality is so complicated that our minds cannot encompass it, cannot deal with it. Questo è vero. Si applica e vale per ogni nazione, cioè ogni nazione si racconta una storia, cioè guarda la sua storia, vede un inizio, un via di mezzo e poi l'attualità, ed è sempre di solito basato su una mitologia, e questo non tanto perché la gente deliberatamente si raccontano delle menzogne, è semplicemente che la realtà è troppo complessa, allora tendiamo a semplificare questo. We don't have time to go, you know, this is not a lesson about Ukrainian or Russian history, but you know, where does it all begin? So people say, well, in Kiev and Rus, about 1,000 years ago, more than 1,000 years ago. Now you go to Kiev, which was a major metropolis when Moscow was not even a village. Was just a forest. Kyiv was already a major cultural and political center. And you ask, well, is it the beginning of Ukraine? Is it the beginning of Russia? E poi questo non è una lezione appunto sulla Russia, sull'Ucraina, ma ci si chiede, ma dove è iniziato tutto? Cioè a Kiev. Kiev 1000 anni fa era un grande metropoli, mentre Mosca era un villaggio in mezzo alla foresta. E quindi ci si chiede, a Kiev in quel momento lì era Russia o era l'Ucraina? So if you could go back in time, or we can bring back in a seance the people who built, who established Kiev, and ask them, well, who is right? Are you Russians or Ukrainians? They would say, we are Vikings. What do you mean? Allora, se si potesse andare indietro a vedere chi ha costruito Kiev e chiedergli, ma eravate russi, eravate ucraini? Loro forse dicono, ma no, eravamo vichinghi. Because they came from Scandinavia and established these principalities, these cities along the rivers. And you know, the very word Rus, it's not Russian, it's not Ukrainian, it's Viking, it's a Viking word. There is a controversy about what it means. The two main candidates, it either means rowers, people who row in a boat, because they came in boats and then they rowed, or it means a certain part of Sweden. So actually, Russians originally meant Swedish people. Okay, so we have to expect Vladimir Putin to claim that Sweden is Russia in the near future? That's above my pay grade. Quindi
se appunto andiamo indietro, effettivamente l'Ucraina, il Kiev è stato fondato da svedesi, da vichinghi. Loro sono arrivati, hanno fatto delle principalità lungo il fiume e difatti Wolf non è una parola russa né ucraina, è una parola vichinga, quindi c'è una controversia. Cosa vuol dire questa parola? Vuol dire chi remava, perché sono arrivati in navi appunto con le remi, o è una parte della Svezia? E quindi l'altro commento era che forse Putin allora dirà che anche la Svezia è russa. So, and again, it's true of I mean, if you think, where do Italians come from? So people, Romans. But you ask, what does it mean to be a Roman? For centuries, for example, the people in Constantinople called themselves Roman. They were not Byzantines. I mean, people, historians, or kids in school learn about the Byzantine Empire. There was never a Byzantine Empire. If you go to Constantinople and ask people, you know, speak Greek and who live in what is today Turkey, and whose religion is Greek Orthodox, and you ask them, who are you? They would say, well, we are Romans, what else? E poi ci si può chiedere l'origine dell'Italia, da dove vengono gli italiani? Vabbè, romani, però cosa vuol dire essere un romano? Secoli fa, evidentemente in Costantinopoli, era romano, si chiamavano romani, non bizantini, cioè loro non si riconoscono in questo. C'è stato l'impero, non c'è stato mai l'impero bizantino. Costantinopoli adesso è Turchia, chi è di religione greca ortodossa, loro dicono noi siamo romani. Molto spesso per capire meglio le cose occorre rivolgersi a un linguaggio che conosciamo tutti, un qualcosa sul quale andiamo tutti d'accordo, che è per l'appunto il denaro. Il denaro funziona, come dici nei tuoi libri, proprio perché siamo tutti d'accordo che quella banconota da 5 euro è una banconota da 5 euro. E mi è molto colpito recentemente sentirti parlare delle cosiddette onde d'urto, cioè shockwaves, cioè dell'effetto che la guerra sta avendo in modo tangibile sulla nostra economia, sui budget degli stati. E quindi volevo che tu parlassi di questo e di come possiamo seguire l'evoluzione di una guerra o di una situazione di pace proprio attraverso l'economia di uno stato. Yeah, I think part of the shock of the current war is that we have been living in recent decades in the most peaceful era in human history. Now, of course, there are still wars in some parts of the world. I come from the Middle East. You don't need to tell me that there are still wars in the last few decades. But it is the most peaceful era in human history. Sì, effettivamente è parte dello shock che sentiamo e che noi abbiamo vissuto e stiamo vivendo fino a poco fa nell'era, nel periodo più pacifico mai avuto nella storia dell'essere umano. E evidentemente ci sono delle guerre in giro, però non c'è bisogno di dirlo a me, vengo dal Medio Oriente, però è comunque il periodo di pace più lungo che l'essere umano ha mai goduto. For most of history, it was kind of the common, or the kind of the norm in the world, was that at any moment the neighboring country or kingdom or tribe could invade our territory and kill or enslave everybody and take the country. And this was true almost always, and it stopped being true in the last few decades. Most of the war, there are still, you know, there are civil wars, there are various kinds of internal conflicts, but this idea that one country would just invade the territory of another country and just conquer it and wipe it off the map, this stopped being a norm. This became like the biggest taboo in the international system.
per la maggior parte della storia era la norma che la gente viveva con questa paura che un paese, una tribù o un reame vicino potesse entrare nel proprio paese, uccidere tutti, rendere tutti schiavi, completamente annichilire il paese. Questo era vero per tutta la storia e si è fermato proprio con la nostra epoca. Ci sono sì delle guerre civili, ci sono dei conflitti interni, ma questo idea che un altro paese possa semplicemente invadere un altro paese, eliminarlo dalla mappa, questo non era più la norma. And this was not just, you know, some fantasy of, I don't know, some poets or artists. To see the degree of peace that really prevailed, you need to speak with the accountants. You need to look at the budgets. In recent years, the average expense of governments all over the world, on average, on their military, was about 6% of the government budget goes to the military. In Europe, it's less than 3%, which is absolutely amazing, because for most of history, all these emperors and kings and sultans, they spent 50%, 60%, 70% of their money on their military. Almost nothing went to health. There was no like healthcare or education financed by the king. Today, we have national healthcare and education and welfare systems, largely because the money doesn't go, just a very small percent goes to the military. So there is a lot to shift to healthcare education. E questa non è una fantasia, questo stato di non guerra non è una fantasia di poeti o di artisti. Per capire la pace che abbiamo goduto basta semplicemente andare a parlare con un contabile per i bilanci dello Stato. Perché per anni la spesa media dei governi e dei re era di spendere, non so, il 6% soltanto del loro budget su arnesi di guerra, sulla guerra. E in Europa, in anni recenti, era meno del 3%. E questo è veramente incredibile, perché nella storia gli imperatori, i re, hanno speso 50, 60, 70% del loro budget su l'esercito e sui preparativi per la guerra. E però noi abbiamo, e non c'era un sistema di sanitario, non c'era nessuna spesa per l'istruzione dato dal re o da chi era in potere, e mentre noi abbiamo un sistema di sociale, e questo è possibile perché spendiamo meno sull'esercito in percentuale, e quindi è completamente diverso. And the danger is that this war, it broke the taboo that you don't do these things. You don't just invade a country and conquer it. And the shock waves, we will see them in many places, but first of all in government budgets, we immediately saw within a few days that defense budget skyrocketed. You know, Germany doubled its defense budget, you know, like 3 days after the beginning of the war. E questo è un pericolo, perché il tabù che non si invade più un paese è stato rotto, quindi vedremo le conseguenze e le onde d'urto in molti modi, però soprattutto anche subito l'abbiamo visto a livello dei budget, del bilancio del paese, e a livello della spesa per la difesa. La Germania, dopo 3 giorni dall'invasione, ha raddoppiato il suo bilancio militare per la difesa. And if Putin is allowed to win, if he succeeds, we will see this model spreading. We will see more and more Putins like this all over the world, and even democratic and peaceful countries will just be forced
to double and triple their military budgets in order to defend themselves. E se Putin poi se a Putin è permesso di vincere, vedremo che questo modello si diffonderà sempre di più, ci saranno sempre più Putin in giro e anche i paesi democratici pacifici saranno obbligati di raddoppiare, triplicare il loro budget per la difesa. And more of the world will actually look like Russia, because you know Russia is not a great power economically. The Russian economy, as you probably know, is significantly smaller than the Italian economy. So how does he have this military machine? Because he spends much, much more of the budget on the military. We don't know the exact figure, it's a secret. The estimates range from 10% to 35%. It's probably somewhere in the middle. Much more than Italy or other countries. And as a result, you know, you don't want to get the kind of healthcare that the ordinary people in St. Petersburg or in Irkutsk get. The money that should have gone to nurses and social workers, it goes instead to tanks. And if he's allowed to win, then this model will spread around the world. Everybody will suffer the consequences. Se poi, appunto, vediamo cosa succede se Putin e a Putin è permesso di vincere, allora sempre più parti del mondo si assomiglieranno alla Russia e poi questo si vedrà a livello dell'economia, perché l'economia della Russia non è molto forte, è meno forte di gran lunga dell'Italia, per esempio. Però questa macchina della guerra che ha messo insieme Putin, lui non si sa esattamente quanto ha speso, alcune persone dicono 10, altre 105% del suo budget, probabilmente sta in mezzo la spesa, cioè la percentuale, però molto molto meno dell'Italia, e certamente non vorremmo avere il tipo di servizio sanitario che hanno a San Pietroburgo, perché la spesa è andata su carri armati e su arnesi di guerra. Però tutti noi soffriremo se a Putin è permesso di vincere. Ci avviamo verso la conclusione di questo incontro e io ho un'ultima domanda per Yuval Harari. Noi abbiamo un'altra grossa differenza con i nostri antenati di 5.000 anni fa. Molte delle notizie, molte delle informazioni sulle quali ragioniamo vanno al di là dei nostri sensi. Non vediamo o non ci viene raccontato da un conoscente un episodio, ma vediamo notizie alla televisione, le sentiamo alla radio, le leggiamo sui giornali. Uno storico che è abituato a cercare la coerenza e diciamo il corretto succedersi delle cose in documenti di decine, centinaia, migliaia di anni fa, in che modo la conoscenza della storia ci può aiutare a leggere meglio i giornali, a vagliare le informazioni, a cercare la coerenza nel bombardamento di fatti, opinioni e nel discernere il vero, il falso, il credibile e il probabile? Well, there is no kind of magic bullet. There is no kind of it's difficult. The key is always in what history teaches us is that the key is institutions. You need to, over time, it takes time to invest in building institutions which you can trust. Non c'è, diciamo, una proiettile magica, una soluzione magica, è molto difficile, però la chiave che la storia ci insegna è la costruzione di istituzioni che sono affidabili. Questo ci vuole tempo, però la chiave è la creazione di istituzioni. You know, there is these conspiracy theories that tell people
question everything, and do your own research. And this is absolutely impossible. You cannot do your own research on everything from, you know, the law of gravity and whether the earth is flat and what is a virus and what is the history of Russia. You can't do all of that. So who to trust? So, you know, people usually trust a few individuals that they know well, their family members, their friends, I know the family doctor. But again, this is very, very limited. To live in a global, complicated world like ours, you need to find a way to trust complete strangers. Sì, tante persone dicono, ah, ma c'è dietrologia, c'è sempre la cospirazione, bisogna fare la propria ricerca, bisogna studiare, ma questo è impossibile, cioè non possiamo fare ricerche noi individuali per sapere, non so, la legge della gravità, se il mondo è piatto o meno, cos'è un virus, questo è totalmente impossibile, anche la storia della Russia per esempio, quindi è una questione di chi avere fiducia. Di solito noi come individui abbiamo fiducia e crediamo a membri della nostra famiglia, ai nostri amici, il medico nostro, però c'è un limite a questo, perché viviamo in un mondo molto complicato e quindi abbiamo bisogno di avere qualche istituzione, qualcuno a cui ci affidiamo, che secondo noi è credibile. For instance, in my books, and so when I talk, I often talk about chimpanzees. And, you know, I've met a few chimpanzees in my life, but, you know, for 5 minutes in a zoo. I've never been to Africa. I've never went to, you know, there are people who spent decades living in the forest, just observing, you know, what they do in life. They wake up in the morning and they go to observe what the chimpanzees are doing. And they do it for 10 years, 20 years, 30 years, and then they write a book about it or an article, and I read it. And the question is, how can I trust them? I mean, I've never met the chimpanzees, I also never met the person who wrote the article. So how can I trust this article? Per esempio, ci sono persone che fanno ricerche sugli uomini. Io, per esempio, ho incontrato per 5 minuti un cimpanzé, uno zoo, non sono mai andato in Africa, quindi io il cimpanzé non conosco, però ci sono persone che vivono nella foresta per 10 anni e osservano soltanto queste bestie, poi ci scrivono un libro, un articolo, io lo leggo e mi fido di questa informazione che mi viene dato. Allora la domanda è, come posso trovare e in che modo mi affido e sono convinto che quello che mi viene detto da quella persona che è esperto in chimpanzé sia giusto? And the solution is institutions, like universities, like academic presses, like publishers, that build trust in them over time. And without institutions like this, everything collapses. Because you can't trust anything. E la soluzione appunto sono le istituzioni, istituzioni che sono università, l'industria dell'editoria, accademici, che man mano, col tempo, costruiscono questa fiducia, costruiscono questa credibilità. E senza queste istituzioni tutto si sgretola. So then the question arises, how do I know which institutions to trust? There are many institutions, there are many publishers, there are many people who claim to be academic institutions. So I would say the key is whether they have self-correcting mechanisms that enable them and even encourage them to occasionally admit mistakes. Allora c'è la domanda successiva, allora quali sono le istituzioni di cui mi posso fidare? Perché ce ne sono tantissime istituzioni, moltissime editori e anche tante istituzioni che si dicono accademici.
Ma secondo me la chiave è di nuovo avere delle istituzioni che hanno dei meccanismi di autocorrezione, di autocensura in un certo senso, un'autoregolamentazione. E che poi possono dunque con questi meccanismi ogni tanto ammettere di aver sbagliato e di poi essere molto più credibile di conseguenza. So I would generally ask, I mean, tell me about some big mistakes that you made, that your institution made. And if you can't tell me about big mistakes, then I don't think you're a reliable institution. There is no such thing, an institution that doesn't make mistakes. There are institutions that refuse to admit their mistakes, and that's a sign that you can't trust this particular institution. E difatti io di solito chiedo a questa istituzione quali sono gli errori che avete fatto e se poi possono ammettere di aver sbagliato, allora sono molto più affidabili. Quelle istituzioni che non vogliono mai ammettere di aver sbagliato, allora queste sono le istituzioni di cui fidarsi. For instance, you ask a Jewish rabbi, tell me about some of the big mistakes of Judaism. Per esempio, they are right about, like the Bible is right about everything. Yes, an individual rabbi might make a mistake here and there, but Judaism as such, no, we never made any mistake. You ask the Catholic Church, the Pope is infallible, can't make mistakes. Then you go to say the biology department, and you ask them, tell me about some big mistakes you made. And I don't mean the mistake of an individual person. But as an institution, tell me about some big mistakes you made, and they tell you. Per esempio, si può chiedere a un rabbino ebraico quali sono gli errori che il giudaismo ha fatto. Non ammetteranno mai, la Bibbia è la verità. Quindi forse qualche rabbino ha fatto qualche errore, ma anche per la Chiesa Cattolica il Papa è infallibile. Però se si va a un dipartimento di biologia, per esempio, si chiede quali sono gli errori, non come individui gli errori che avete fatto, ma voi quali sono gli sbagli a livello istituzionale, loro saranno in grado di rispondere. For instance, as an institution, the discipline of biology in the late 19th century and in the first part of the 20th century, they promoted racist theories. And it was not, the kind of individual professor. No, it was institutional, the belief in racist theories that humanity is divided into races, and some races are superior and some races are inferior. This was taught in the best universities in the world. It was supported by institutional research. Per esempio, l'istituzione della biologia alla fine del XIX secolo, all'inizio del XX secolo, come istituzione loro hanno promosso l'idea, la teoria razzista, che c'erano delle razze che erano superiori, inferiori, e questo non era un professore singolo che proponeva queste teorie, era a livello istituzionale che venivano presentate queste teorie razziste e poi sono teorie che sono state insegnate nelle migliori università in quel momento. And of course this was terrible, but the fact that the biology as an academic discipline is today able to acknowledge it and to say yes, we made this huge mistake, for me this is actually a positive sign that they acknowledge their mistakes and therefore they are able to make real progress. Whereas when, something like Judaism or Christianity, they also have a lot of skeletons in their closet, centuries of racist theories, centuries of homophobic theories, of theories against women, and sometimes they don't even change them. But even when they change them, they refuse to apologize. They refuse to say, we made a terrible mistake and we are sorry for it. They said, no, this, I don't know, the Pope once apologized for the Crusades, so we didn't say the church made a mistake.
he said some individual believers, out of overzealous, out of their over enthusiasm, made mistake. He couldn't acknowledge that it was institutional, that the church called for this terrible war. And for me, this is a mark of an unreliable institution. Per me questo è terribile, il fatto che questa istituzione o la biologia come disciplina ha propinato queste teorie razziste, però almeno come disciplina l'hanno riconosciuto, hanno detto sì, abbiamo fatto un grosso errore, e per me questo è un segno positivo, l'ammettere e riconoscere un errore, perché è un segno anche che uno può fare progressi, ma a livello, a differenza, il giudaismo, il cristianesimo hanno tantissime colpe nel loro armadio, ma di razzismo, di omofobia, di teoria contro le donne, e alcune volte non sono ancora cambiati, però anche se hanno ammesso di aver avuto torto, non chiedono mai scuse, non hanno mai chiesto scuse a nessuno. Cioè il Papa ha detto, per esempio, ha detto che le crociate erano una cosa terribile, ma non ha chiesto scuse a livello della Chiesa insieme, cioè ha detto che alcuni credenti troppo zelosi hanno fatto queste cose, ma non ha mai riconosciuto una colpa della Chiesa stessa, e secondo me questo è un segno di un'istituzione non affidabile. So, to make a long story short, in answer to your question, it's, I think that the key is institutions that are able and willing to admit their own mistakes. Quindi a fare breve, fare un sommario molto breve, la chiave sta nelle istituzioni che sono in grado di ammettere di aver avuto torto. Bene, e per fare appunto, per farla breve, raramente si incontra un ricercatore che è in grado di esprimere idee originali, sensate, in uno stile conciso, chiaro e piacevole da leggere. Da scienziato e da romanziere io apprezzo totalmente l'opera di Yuval Harari, e non sto certo a dirlo a voi, visto la quantità di persone che siamo, e ci vorrebbero più persone come te che uniscono la competenza scientifica e la capacità di saper parlare alle persone che non hanno quelle competenze con umiltà e con bravura, come fai. È stato veramente un piacere incontrarti, e ti ringrazio e ringrazio voi tutti per la vostra attenzione. Ci sono le copie firmate dei libri di Yuval Harari al banco. Purtroppo non abbiamo possibilità di fare domande vista la modalità di diretta, ma lasciatemi ancora una volta ringraziare Yuval Harari e ringraziare voi per la vostra attenzione. Grazie mille, buona serata. Thank you. Thank you, really. Thank you. Thank you.